Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntata dedicata all'ufologia. Sono andato su due intelligenze artificiali, Perplexity e Gemini IA, ed ho chiesto loro la stessa query. Cosa ne pensi della questione UFO? È una bufala o esiste qualche realtà concreta su questo argomento? E scrivi una breve nota su quali casi UFO contengono una causa ETH. Ai 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 ai, l'intelligenza artificiale generativa dei primi due decenni di XXI secolo è più una demenza artificiale, perché è palesemente incapace di ragionare, dato che gli manca un qualsiasi modello simbolico della realtà o anche di ragionamento, ma ha solo alberi probabilistici inerenti alla probabilità condizionata di usare significanti tra loro associati, prescindendo dal vero intrinseco significato di ogni simbolo associato, ossia l'intelligenza artificiale associa significanti in funzione di curve di probabilità senza sapere un cazzo del significato dei significanti. Inoltre difetta anche di un metodo di ragionamento. È proprio palese. Quindi, se volete sapere qualcosa sul tema di UFO, non dovete andare a chiederlo all'IA, che di sicuro vi spalmerà tonnellate di merda. Andiamo a farci quattro risate sulla risposta di Perplexity, che è in inglese e che poi io ho passato dentro Google Translator. La questione degli UFO rimane un argomento di dibattito, con diverse prospettive sul fatto che si tratti di una bufala o di una realtà concreta. L'ipotesi extraterrestre, ossia ETH, suggerisce che alcuni UFO potrebbero essere veicoli provenienti dallo spazio. Tuttavia, la comunità scientifica ha generalmente mostrato scarso sostegno alla ETH, attribuendo gli avvistamenti UFO a identificazioni errate di oggetti o fenomeni comuni, bufale o altre spiegazioni. Scienziati illustri come Carl Sagan e Peter Asturruk hanno espresso scetticismo nei confronti dell'ETH. Vari studi hanno evidenziato le cause comuni di errate identificazioni degli UFO, come oggetti astronomici, aerei, palloni aerostatici e altri fenomeni naturali o provocati dall'uomo. Mentre alcuni rari casi rimangono inspiegabili, la maggior parte degli avvistamenti UFO segnalati può essere attribuita a cause note. Successivamente si scoprirà che l'incidente di Roswell, un evento significativo nella tradizione degli UFO, coinvolgeva un pallone spia statunitense del progetto Mogul, dissipando le accuse di coinvolgimento extraterrestre. Nonostante il continuo interesse e le teorie del complotto, la questione degli UFO continua a essere oggetto di intrighi e speculazioni, con alcuni casi che suggeriscono spiegazioni alternative oltre l'ETH. Avevo chiesto a Perplexity di darmi un parere, ossia uno si sarebbe aspettato una risposta del tipo: io penso ABCD perché valuto che ABCD siano vere in quanto ABCD sono dimostrate da XYZ e quindi una valutazione implica una idea. Invece Perplexity non ha risposto a tono. Inoltre gli avevo chiesto anche di fare un elenco di alcuni casi specifici UFO che ritenesse sostanzialmente genuini o comunque utili come esempi di eventi UFO di matrice ETH, e Perplexity non ha risposto a tono, quindi non ha fornito nessun caso UFO. Quindi i casi sono due: o Perplexity molto probabilmente non sa un cazzo di nulla sul tema UFO, è stata praticamente non è stata addestrata sul tema UFO, oppure è stata programmata per non rivelare niente. Ora, io, siccome sono complottista, penso che molto probabilmente l'intelligenza artificiale non è stata addestrata sul tema UFO e non sa assolutamente un cazzo di niente, perché è una intelligenza artificiale generativa. Passiamo oltre. La questione UFO, bufala o realtà? L'esistenza degli UFO, Unidentified Flying Object, o oggetti volanti non identificati, è un argomento dibattuto da decenni. Non c'è consenso scientifico sulla loro esistenza e la maggior parte delle segnalazioni di UFO rimane inspiegata.
Alcuni credono che gli UFO siano velivoli extraterrestri, mentre altri propongono spiegazioni più terrestri, come fenomeni atmosferici, aeromobili segreti o inganni. Esistono diversi casi di UFO che presentano elementi che alcuni considerano prove di un'origine extraterrestre. Tra questi casi, alcuni includono: caso McMinnville, 1950, un fotografo ha scattato una foto di un oggetto a forma di disco sopra McMinnville, Oregon. L'immagine è stata ampiamente diffusa e rimane una delle foto di UFO più famose di tutti i tempi. Caso Betty e Barney Hill, 1961, una coppia ha affermato di essere stata rapita da alieni mentre guidava attraverso il New Hampshire. La loro storia ha subito l'esame dell'ipnosi e molti credono che la loro esperienza sia stata reale. Caso Travis Walton, 1975, un boscaiolo ha affermato di essere stato rapito da un UFO in Arizona. La sua storia è stata raccontata in un libro e in un film ed è ancora oggetto di dibattito. Caso Nimitz, 2004. Piloti della Marina degli Stati Uniti hanno registrato video di oggetti ad alta velocità che manovravano in modi impossibili per qualsiasi aeromobile noto. I video sono stati declassificati dal governo degli Stati Uniti nel 2020. È importante notare che questi sono solo alcuni esempi e che ci sono molti altri casi di UFO che potrebbero essere considerati prove di un'origine extraterrestre. Tuttavia, non c'è una prova definitiva che gli UFO siano velivoli extraterrestri e la loro esistenza rimane un mistero. Casi UFO con possibili cause ed. Alcuni casi di UFO presentano elementi che potrebbero essere spiegati da un'ipotesi extraterrestre, ed. Ad esempio, alcuni UFO sono stati osservati emettere luce o energia in modi che non possono essere spiegati da tecnologie terrestri conosciute. Altri sono stati osservati viaggiare a velocità o con manovrabilità che superano di gran lunga le capacità dei velivoli umani. Tuttavia, è importante notare che queste osservazioni potrebbero anche avere spiegazioni alternative. Ad esempio, la luce o l'energia osservate potrebbero essere causate da malfunzionamenti o interferenze elettriche. La velocità o la manovrabilità osservate potrebbero essere il risultato di errori di osservazione o di illusioni ottiche. Senza ulteriori prove, è impossibile dire con certezza se alcuni casi di UFO abbiano una causa ed. Tuttavia, la possibilità di un'origine extraterrestre rimane intrigante e merita ulteriore indagine. È importante ricordare che la ricerca sugli UFO è ancora agli inizi e che ci sono molte cose che non sappiamo su questi fenomeni. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se gli UFO sono reali e, in tal caso, Ai. Dunque, lo sanno tutti, anche Sassi, che il caso McMinnville del 1950, un fotografo che aveva scattato una serie numerosa di foto a forma di disco volante, erano sostanzialmente dei tappi, dei praticamente cassonetti di metallo o frisbee lanciati per aria e successivamente fotografati al volo. Quindi praticamente è un caso patacca. Caso Betty e Barney Hill del 1961 non è un caso reale e misurabile, in quanto sostanzialmente non c'è nessuna persona esterna che può andare a confermare quanto avevano raccontato i due coniugi. In pratica nessuno ha mai visto il disco che avrebbe addotto le due persone. Quindi, se si va a parlare di abduction, ci vuole che esista un disco volante, che qualcuno l'abbia visto, perché se non c'è il disco non si può parlare sostanzialmente di adduzione aliena. Qualcuno il disco deve aver visto, no? Voglio dire, se era in mezzo di strada, che erano tutti ciechi, ecco, ci siamo capiti. E poi, per quanto riguarda il caso Nimitz, ecco, questi erano droni relativi alla costruzione di mini droni lanciati da sottomarini al fine di ingannare e fare guerra elettronica per dare a taroccare una RCS Radar Cross Section diversa, in modo da far finta che ci siano navi sulla superficie, oppure riverberare una eco superiore in modo da che ci siano praticamente una portaerei, una flotta, oppure addirittura
navi logistiche che in realtà non ci sono, oppure in pratica riverberare una radar cross section, quindi energia elettromagnetica riverberata in relazione alla presenza di aerei in volo e quant'altro, in modo da creare una serie di falsi bersagli da poter utilizzare contro la PLA. Quindi di conseguenza sono tutte sperimentazioni e equipaggiamenti per fare lotta elettromagnetica lanciati da sottomarini e da navi o da aerei, che praticamente sono le evoluzioni, i pronipoti, sono i pronipoti praticamente della guerra elettromagnetica dei droni lanciati praticamente dai B-52. Ora sul momento non mi ricordo il modello del drone che veniva lanciato dai B-52 per eludere i radar praticamente sovietici. Quindi niente di che. Quindi se volete sapere qualche cosa sul tema UFO, di sicuro non dovete andare a chiedere alle intelligenze artificiali, che non sanno una cippa di cazzo. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.